sono Flavio, il Meeple con la camicia. Benvenuto a questa nuova puntata in cui ti parlerò di un gioco che è stata un'altra hit partorita da Kickstarter e dalla mente di un uomo solo dal nome più figo di sempre che io non pronuncerò mai. E sto parlando di Clans of Caledonia. È il prodotto d'amore di questo autore per i suoi giochi preferiti, che sono facilmente riconoscibili all'interno di questo titolo, e che a detta di alcuni batte a mani basse Terra Mistica. Siamo nel XIX secolo e la Scozia sta vivendo un importante cambiamento economico, una vera rivoluzione industriale. Noi siamo al controllo di questi famosi clan realmente esistiti, come il clan McDonald, che non è quello che fa gli hamburger di scarsa qualità, e dobbiamo competere per cercare di decretare chi è il miglior commerciante e il miglior produttore. E poi la sera ce ne andiamo tutti quanti al pub a ubriacarci. Seguimi mentre ti mostro i componenti e ti guido attraverso la sua preparazione. Oppure puoi cliccare... Oppure puoi cliccare sui link in alto o quelli in descrizione per andare direttamente al video del flusso di gioco o al video del mio parere. E ricorda che in descrizione ci sono anche tutti i link per muoverti all'interno dei miei video. È un po' fortino. Sei ancora qui? Ok, allora, andiamoci a ubriacare, andiamo a... Oggi prepariamo una partita standard e quindi non semplificata per 3 giocatori. E vediamo anche gli eventuali cambiamenti per un numero diverso di giocatori. Per le varianti puoi consultare il regolamento perché si tratta di modifiche davvero molto semplici. Per prima cosa assembla il tabellone. Di ogni modulo scegliene un lato, fronte o retro, e uniscili seguendo queste lettere su queste rocce che devono trovarsi al centro della mappa, in ordine alfabetico e in senso orario. In una partita a 2 giocatori o singolo giocatore sarà disponibile solo la porzione di mappa delimitata da questa ombra. Mischia le tessere bonus porto e mettine casualmente vicino a ogni fabbrica in base al numero dei giocatori. In partite a 1 o 2 giocatori, siccome la mappa è più ristretta, il porto verrà messo qui, mentre invece in 3 o 4 giocatori viene messo qui. Le altre puoi rimetterle nella scatola. Oppure, a prescindere dal numero dei giocatori, puoi utilizzarle capovolgendole dall'altro lato, per restringere ancora di più la mappa bloccando per tutta la partita 4 esagoni. Questa variante è preferibile per 1, 2 o 3 giocatori, visto che in 4 la mappa è già abbastanza piccolina. Metti la plancia del mercato nelle vicinanze, dal lato in base al numero dei giocatori, e stabilisci i prezzi iniziali mettendo questi marcatori sui numeri cerchiati. Quindi metti le merci lana, grano, latte, pane, formaggio e whisky vicino al tabellone dove tutti possano raggiungerle, insieme a queste tessere, che vengono utilizzate in caso le risorse in legno dovessero finire. Metti nelle vicinanze anche le monete, nelle denominazioni 1, 5 e 10. Per questioni di spazio terrò risorse e monete fuori dalla schermata, ma le porterò in gioco quando ci sarà bisogno. Metti vicino al tabellone anche la plancia esportazione, dal lato in base al numero dei giocatori. Quindi mischia le tessere punteggio e pescane casualmente 5 da mettere in questi spazi. Le altre puoi rimetterle nella scatola. Mischia i contratti e forma un paio di pile a fianco a questa plancia. Pescane 6 da mettere qui scoperti in 4 giocatori, mentre invece in 3 lascia questo spazio libero. Metti i segnalini cotone, canna da zucchero e tabacco vicino al numero 1 della plancia esportazione. Ora ogni giocatore riceve i componenti nel colore scelto. Una plancia, sulla quale sistemi i vari segnalini in legno, come le pecore, le mucche, i caseifici, i panifici, i campi di grano, le distillerie, i lavoratori, i mercanti, il segnalino navigazione su questo spazio, i due segnalini tecnologia che vanno qui, questo dal lato 4 monete e questo dal lato 6 monete, 4 segnalini porto, una cassa esportazione, metti il segnalino segnapunti qui, insieme a quello per gli accampamenti. Quindi, determinato il primo giocatore, metti qui questi segnalini in senso orario. Questo determinerà l'ordine di turno per il primo round. Infine, dai a ogni giocatore una scheda di riferimento veloce. Ora pesca casualmente un numero di tessere clan pari al numero dei giocatori più 1 e altrettante tesserine setup iniziale da assegnare a ogni clan.
Partendo dall'ultimo giocatore e procedendo in senso anti-orario, ogni giocatore sceglie un clan e la rispettiva tessera setup. I giocatori quindi ricevono monete e merci in base a quella tesserina. Infine, partendo dal primo giocatore e procedendo in senso orario, ogni giocatore piazza uno dei suoi lavoratori, che sia minatore o tagliaboschi, sul tabellone. Lo prende dalla cima di una delle due file e lo mette su un esagono vuoto a sua scelta. Il minatore può essere posizionato solo dove c'è almeno una montagna e il taglialegna dove c'è almeno una foresta. Quindi paga il costo della tessera che stai occupando più il costo del lavoratore che trovi qui in cima. Il primo giocatore è il giocatore rosso. Il giocatore rosso è il clan Ferguson, che gli permette di piazzare 3 lavoratori in questa fase iniziale, ma può piazzarli solo sul bordo della plancia. E in più parte con il livello 3 di navigazione. Decide di piazzare un taglialegna su questo esagono con questa foresta. Paga quindi 6 monete più 1, e sono quindi 7 monete. Anche il giocatore bianco decide di mettere un boscaiolo, spendendo anche lui 7 monete, 6 per il boscaiolo e 1 per questo territorio. Anche il giocatore nero mette un boscaiolo e lo piazza su questo territorio, spendendo 7 monete. Quindi ora, in senso anti-orario, fai la stessa cosa. Solo in questo caso puoi mettere un tuo componente distaccato da quelli che sono già presenti sulla mappa. Durante la partita, invece, dovranno sempre essere messi adiacenti ai tuoi componenti e non puoi mai occupare uno spazio già preso da te o da un altro giocatore. Quindi il giocatore nero decide di mettere un altro boscaiolo e lo piazza qui, e spende 7 monete. Sempre perché il boscaiolo costa 6 monete e questo territorio in particolare ne costa una. Il giocatore bianco decide di mettere un minatore, pagandolo 10 monete, in questo spazio, più una per quel territorio. Il giocatore rosso piazza un altro boscaiolo in questo spazio e spende 7 monete. Ora il giocatore rosso può mettere un ulteriore lavoratore grazie al suo clan e decide di mettere un minatore qui, pagandolo 11 monete. E questi erano i componenti del setup di Clans of Caledonia. Ora, se vuoi, puoi cliccare sul link in alto per andare direttamente al video del flusso di gioco oppure a quello del mio parere. Non credo ci sarà bisogno di farti vedere in dettaglio i componenti, perché posso spiegarteli mentre ti spiego il gioco. Oppure, se sei soddisfatto, io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, ma se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo puoi metterle nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.